Allora, riprendiamo dopo la pausa. Relazioneranno la dottoressa Daniela Cardamoni e la dottoressa Anna Memmoli e il focus sarà un po' sui genitori, sulle fragilità dei genitori e un po' il confronto appunto fra i ragazzi e gli adulti. Buona. Grazie. Allora, appunto, come diceva la dottoressa Ferrazzoli, io mi soffermerò di più sul lavoro in generale dello sportello ascolto genitori, i dati e le domande che in genere fanno e pongono i genitori allo sportello d'ascolto e anche le aree tematiche che in qualche modo problematiche su cui riflettiamo, ci troviamo più spesso a riflettere con i genitori. Invece la dottoressa Cardamoni rifletterà in maniera più approfondita sul concetto proprio di fragilità e su quello che il genitore, le difficoltà che i genitori portano allo sportello d'ascolto. Negli ultimi due anni scolastici, come dicevano già in precedenza, lo sportello d'ascolto per i genitori è stato attivato in più di 40 scuole e ne hanno usufruito circa 1800 genitori. Lo sportello d'ascolto per i genitori, è già stato detto ampiamente, si affianca e si svolge in parallelo allo sportello d'ascolto per i ragazzi. È un modello nostro che prevede appunto due setting proprio per garantire uno spazio protetto ad entrambi, quindi uno spazio in cui il ragazzo si possa rivolgere e star in qualche modo anche tutelato dalla privacy. Le finalità dello sportello genitori. Innanzitutto aiutare i genitori a riconoscere ed elaborare le loro problematiche che sperimentano soprattutto nella relazione col figlio, aiutarli a prendere contatto con il figlio reale e a trovare nuove modalità di incontro con lui. Inoltre è importante favorire la comunicazione tra la famiglia e l'istituzione scolastica in entrambe le direzioni. A volte sono i docenti che in qualche modo ci inviano, anzi il più delle volte sono i docenti che segnalano questo servizio ai genitori e ci chiedono in qualche modo di aiutarli anche a comunicare con questi genitori che a volte non riescono a riconoscere, come già abbiamo visto nelle precedenti presentazioni, che non riescono a riconoscere le fragilità del figlio, i suoi disagi e a volte una vera e propria patologia. Abbiamo diviso le tematiche in tre aree, in tre contesti diversi, proprio per dargli un minimo una struttura, quindi il contesto individuale, il contesto familiare, il contesto scolastico. Nel contesto individuale le domande, le tematiche che più tocchiamo sono la difficoltà nel favorire lo svincolo del figlio e la sua autonomia, parliamo quindi di adolescenti, bisogno frustrato di controllo sul figlio adolescente, difficoltà di gestione della relazione genitoriale, separato figlio e comportamenti devianti e trasgressione delle regole da parte del figlio. Queste sono quelle che vedete colorate, due delle domande che più frequentemente i genitori ci pongono. Mio figlio è cambiato, era un bambino tanto ubbidiente, ora non lo riconosco più. È come se sotto ci facessero un'altra domanda, me lo restituisce per favore come era prima, perché non riesco più ad interagire con lui. Altri genitori dicono fa quello che gli pare, se glielo proibisco dà di matto. In particolare mi ricordo l'anno scorso un genitore che diceva che il figlio di 14 anni non rientrava a casa prima dell'una di notte e spesso rientrava ubriaco oppure strafatto di canne e io gli dissi ma scusi glielo proibisca, nel senso gli dia degli orari un pochino più ristretti e lui dice no distrugge la stanza se gli dico di non che deve rientrare a mezzanotte ed era molto spaventato lui da questo ruolo che fondamentalmente non si riconosceva di genitore. Per quanto riguarda il contesto familiare c'è sicuramente una funzione genitoriale, quindi compromessa, come stavo dicendo adesso, dove c'è tanta insicurezza, scarsa definizione di ruolo appunto. Ci sono purtroppo molte famiglie con separazioni conflittuali, con tanta disarmonia, dove il figlio chiaramente viene strumentalizzato all'interno di questi conflitti coniugali. C'è il disagio psichico di uno o di entrambi i genitori, ne incontriamo tantissimi, lutti e malattie gravi in famiglia. Spesso insomma ci troviamo anche di fronte a genitori che rimangono vedovi o vedove in età giovanissima con figli molto piccoli e quindi con difficoltà enormi di gestione sia dei bambini che degli adolescenti. Alcune domande tipiche, mio figlio non so niente di lui, speravo che voi mi diceste qualcosa visto che viene allo sportello d'ascolto. Mio figlio non parla con me, è molto frequente.
Per quanto riguarda il contesto scolastico, chiaramente stando lo sportello d'ascolto all'interno della scuola, i genitori vengono principalmente per portare le difficoltà scolastiche del figlio a vari livelli, che possono essere quelle in cui il figlio non studia, ma anche la preoccupazione perché il figlio ha le capacità ma non riesce a rendere come vorrebbe. Le aspettative deluse, no? Mio figlio era perfetto, era fantastico, a un certo punto il figlio non è più così perfetto e così fantastico. Difficoltà di comunicazione con l'istituzione scolastica, questi genitori spesso arrivano che non si sentono ascoltati dai professori o dai dirigenti, a volte non si sentono accolti e ci chiedono un po' di fare da tramite. Ma anche c'è la difficoltà da parte dei genitori di far rispettare le regole, per esempio quanto i figli che dovrebbero studiare in qualche modo non studiano proprio perché non riescono a riconoscere questo, lo studio, come un loro compito, un loro dovere di alunno, di figlio, di individuo, insomma, e non vedono la finalità nello studio. Quindi una domanda tipica è: studia ma va male comunque a scuola. Una mamma un giorno gliele chiesi la definizione di sua figlia e lei ci pensò un attimo e mi disse: se il divano fosse una materia avrebbe 10 sicuramente, ho detto perfetto. La fotografia tipo del genitore che si presenta allo sportello d'ascolto è un genitore fragile, fondamentalmente anche molto solo, spesso appunto quindi separato, quindi solo anche in questo senso, non sono più una coppia genitoriale ma è un solo genitore ad occuparsi del figlio e l'altro di conseguenza in altri momenti si occupa da solo del figlio. Troppo concentrato sulle difficoltà scolastiche del figlio, spesso non riescono ad andare oltre, a capire che dietro le difficoltà scolastiche ci sono delle altre difficoltà emotive di relazione o a volte anche più profonde. Porta un'elevata conflittualità di coppia, spesso non riesce a costruire un autentico incontro con il figlio. È incapace a porsi come parte attiva nel cambiamento interno al contesto familiare, quindi a riconoscere proprio il suo ruolo genitoriale, sempre più in balia dei figli. Quindi spesso ci troviamo ad affrontare il problema dei limiti, ma i limiti si intendono comunemente come imporre delle regole. In realtà cerchiamo di trasmettere a questi genitori che non è solo imporre delle regole. È chiaro che a livello educativo e pedagogico sono fondamentali, soprattutto se c'è una coerenza interna alle regole. Ma il limite è inteso anche come contenimento affettivo, quello di cui parliamo noi con i genitori, un luogo dove si può stare con il ragazzo. In quel momento, un luogo da costruire spesso all'interno delle famiglie. I limiti sono linee di confine che possono separare ma che possono anche unire, dipende da dove si vedono. Le linee di confine identificano diversi distretti individuali e gli conferiscono un senso psichico unico. Io ho fatto questo esempio prendendo proprio in prestito l'esempio dalla teoria degli insiemi, in qualche modo c'è l'insieme grande famiglia che contiene quindi piccoli insiemi che sono il padre, la madre, il figlio, la figlia eccetera eccetera, che chiaramente si intersecano l'uno nell'altro e c'è uno spazio che però li vede tutti insieme. La cosa fondamentale è che però ogni individuo all'interno della famiglia deve mantenere una propria individualità, anche il bambino piccolo. Solo in questo modo riuscirà ad conquistare le proprie autonomie, stando in contatto col suo io più profondo e riuscirà a conquistare le sue autonomie e a svincolarsi una volta diventato adolescente. A volte è un problema di ruoli, sempre più spesso incontriamo genitori invasi dai figli, ci sono madri che diventano non solo madri ma anche amiche, insegnanti dei figli, consigliere, fanno tutto, e padri invece che si vedono relegati ai margini della diade madre e figlio e che si allontanano, spesso sottovalutando pericolosamente il loro ruolo. Infatti qui l'esempio è proprio del padre che sta ai margini, no? Della famiglia, proprio viene da dire, della famiglia che a quel punto è composta dal figlio e dalla madre. C'è quasi una sovrapposizione degli insiemi non a caso, perché spesso è così, c'è quasi una simbiosi, una commistione proprio di intenti. L'altro giorno una mamma di un ragazzo di 17 anni mi ha detto: mio figlio si addormenta solo se mi accarezza i capelli, che è interessantissimo, è fantastico per un bambino piccolo, ma per un figlio di 17 anni forse è un po' eccessivo. Ma ce ne sarebbero tantissimi di esempi, ci sono figli che fino alla tarda adolescenza dormono con i genitori, madri che vengono e dicono: abbiamo preso ripetizioni tutto l'anno di matematica. Io dico: abbiamo? In che senso? Dice: no, l'ha presa mia figlia.
Perfetto, però loro si sentono proprio parte della vita dei figli, parte integrante, non riescono né loro a considerarsi individui, che sarebbe già fondamentale per la loro esistenza, quella dei figli, ma non riescono ovviamente nella maniera più assoluta a considerare i figli degli individui che dovrebbero essere altro rispetto a loro. E quindi ciò che arriva in qualche modo, cioè i limiti servono a tenere fuori, ma a sperimentare in autonomia anche il dentro, che è da definire. E l'incontro fra i due mondi può avvenire esclusivamente attraverso un luogo condiviso di comunicazione. Io spesso parlo con i genitori di questo luogo di comunicazione e chiaramente a volte mi guardano attoniti, cioè è difficile per loro concepirlo in qualche modo, non riescono ovviamente a capirlo. E allora faccio degli esempi. Anni fa in una scuola, quando facevo la presentazione nelle classi, io ho chiesto, era una scuola media, chiedevo ai ragazzi alla fine della presentazione, così ho fatto un piccolo sondaggio, e ho chiesto: ma quanti di voi, mi dite quanti di voi cenano con gli altri, con i componenti della famiglia, con la vostra famiglia, tutti insieme senza la televisione accesa? E chiaramente nel questo sondaggio molto casareccio che ho fatto, solo l'1 o 2% dei ragazzi alzavano la mano e gli altri li guardavano dicendo: e cosa fate se non guardate la televisione? E, per esempio, parlare, che è un modo anche per stare insieme. E chiedevo ai ragazzi di fare un esperimento, quella sera di tornare a casa e di spegnere la televisione, e poi magari quando mi incontravano nei corridoi o venivano allo sport, gli chiedevo di dirmi che cosa era successo. Alcuni mi dicevano che i genitori l'avevano accolto benevolmente. Un ragazzo mi ha detto: dottoressa, io proprio non ce l'ho fatta perché a mio padre gli prende un infarto se gli spengo la televisione. Ho detto: va bene, non importa, va bene così, non vogliamo papà sulla coscienza. Il luogo condiviso di comunicazione è un luogo che deve creare fondamentalmente l'adulto, un luogo in cui l'adulto a portare prima di tutto se stesso. Spesso i genitori non fanno altro che, quando arrivano i figli da casa, chiedere: come è andata a scuola? E il figlio risponde: bene, pure se ha preso 3, non importa. Che hai fatto? Tu, va bene, solite cose, punto. Cioè, il livello di comunicazione spesso è questo. Si chiedono come mai il figlio, come diceva prima, come dicono molti genitori, non parli con loro, perché sono loro che fondamentalmente non parlano con i figli. A volte io gli faccio l'esempio: tornate a casa e parlate voi di voi stessi, di quello che vi è successo, di quello che avete fatto. In questo modo si crea un luogo, un posto dove il ragazzo, prima il bambino e poi il ragazzo, riesce a portare qualcosa, no? Qualcosa di sé, perché riesce e capisce che lì c'è un posto senza giudizio, si spera, senza, in qualche modo, di condivisione comunque, dove prima di tutto l'adulto e poi il bambino e il ragazzo possono in qualche modo portare. Nei colloqui con i genitori quindi poi lavoriamo, questo è quello che stavo dicendo fino adesso, in cui appunto ogni membro della famiglia può portare se stesso in maniera autentica. La funzione regolativa del genitore è spesso dunque del tutto assente, oppure inappropriata e fortemente intrusiva. C'è una contrapposizione fra i genitori attuali, che spesso sono genitori di figli unici, per cui questo figlio unico chiaramente ci sono tutte le aspettative canalizzate verso di lui, per cui ci sono, oltre che le aspettative, ci sono anche le delusioni, cioè questo bambino è un bambino che delude profondamente e che può soddisfare profondamente. In tutti i casi deve essere un bambino non qualunque, ma un bambino perfetto. E poi l'adolescente deve diventare l'adolescente perfetto, quello che va bene a scuola, quindi con moltissime aspettative. Sono ragazzi che in genere fanno 2000 sport e anche negli sport devono riuscire benissimo. Dall'altra parte però c'è un genitore che non sa offrire al ragazzo, non sa proprio rispondere rispetto alle sue richieste che in qualche modo lo aiutino a regolare i propri stati interni. Sono bambini spesso che devono in qualche modo sperimentarsi da soli senza essere guidati dai genitori, perché i genitori non hanno gli strumenti per offrirgli questa possibilità proprio di sperimentarsi in autonomia, come nell'insieme di prima, ma anche allo stesso tempo di apprendere dall'esterno quello che dovrebbero poter fare. Di conseguenza il ragazzo non riesce a riconoscere i propri stati emotivi e i propri bisogni, e il genitore allo stesso tempo non riesce a percepire in modo realistico lo stadio evolutivo del figlio. Vivere l'esperienza del limite dentro e fuori, il limite è inteso come maschile e femminile, madre e figlio, padre e figlio, genitori, quindi padre e madre, eccetera, può rappresentare l'unico modo per il genitore e il bambino di incontrarsi in maniera autentica. Inoltre è anche un modo per aiutarlo a mettere
in ordine a dare un senso alla caoticità della sua esperienza di cui abbiamo parlato durante tutta la mattinata.